compagnia di Antonella Sotira, creatrice e animatrice, conduttrice di questa rassegna letteraria Ius Arte Libri. Oggi è marzo, ecco, le chiediamo quali sono i prossimi appuntamenti, come sta andando questa rassegna letteraria, che appunto prevede poi anche delle votazioni, c'è una giuria, come sta andando? Si può fare già qualche bilancio? Beh, sta andando abbastanza bene, siamo al nostro nono romanzo, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo, perché i romanzi in totale sono 15, quindi abbiamo già presentato la maggior parte dei romanzi. Cresce l'attenzione dei lettori, stranamente quest'anno in maniera sincronica siamo andati, abbiamo ospitato più romanzi noir, quindi molto intriganti, storie avvolgenti, angoscianti come quella di oggi, magari forse insensate e strane. Ecco, non abbiamo ospitato storie banali, ecco, questa è una cosa che ci è mancata, quindi i lettori non vedono l'ora di scoprire i prossimi appuntamenti, le riserve che le sorprese che riserveremo. Infatti il prossimo è il 2 aprile con un altro romanzo scritto da un magistrato donna su come affrontare l'attività professionale da donna. Poi ospiteremo un bellissimo romanzo sull'emigrazione, la nostra immigrazione italiana, cioè i nostri nonni che tornano, che sono andati fuori, questo attaccamento alle radici, perché il fil rouge di quest'anno è il concetto di identità. Quindi questo romanzo della Corrias oggi ci ha consentito di affrontare la tematica dell'identità sotto due diversi profili, quello della morte, quindi identità come perdita di qualcosa o di qualcuno, e quello anche della identità dell'arte, dove ci porta l'arte contemporanea. Cioè, abbiamo una degenerazione dell'arte, abbiamo un altro modo di relegare all'arte il tema dell'oblio, che sembra essere quello che invece è imperversa nei nostri tempi. Questa rassegna letteraria è un po' un percorso che ha visto varie tappe, anche varie location diversificate tra loro. Ecco, si concluderà poi con un atto finale, insomma, una super premiazione, non so come chiamarla, magari è un po' tipo la Lotteria Italia, no, però insomma, vabbè. Ecco, però è anche lì c'è uno spostamento, e dove verrà? Allora, il premio è il ponte della legalità, per cui ci piace immaginare questo ponte ideale di libri, di cultura giuridica, perché è un percorso di counseling giuridico, cioè la letteratura come possibilità di dibattiti giuridici, di incontri dei cittadini con l'avvocatura e la magistratura. Abbiamo visto oggi infatti l'intervento del professor Palma, che è tornato al concetto della verità processuale, diversa dalla verità ontologica, la nostra ricerca delle prove. Quindi è un percorso che ci ha visto spostare da Roma, siamo stati a Napoli, qui abbiamo inaugurato un percorso all'interno dell'Università Federico II con i ragazzi, con gli studenti, quindi un salotto che si sposta intorno a mezzogiorno, all'ora di pranzo piuttosto che all'ora dell'aperitivo. Siamo stati a Venezia con un libro molto bello, anche lì una storia di guerra, una guerra profughi libici durante la guerra dei sei giorni, che arrivano in Italia e quindi poi a distanza di anni il ritorno alla propria terra d'origine. Siamo stati a Torino, torneremo di nuovo a Napoli per un altro incontro, poi abbiamo la tappa di Massa Carrara, dove lì c'è anche un collegio elettore stabile costituito l'anno scorso, semifinale in Calabria a Roccella Ionica il 29 giugno, dove c'è un altro collegio elettori, e poi finale a Pontremoli il 21 luglio in concomitanza al premio Bancarella. Non l'interno, magari l'auspicio è che anche il Bancarella possa ospitare come categoria un Bancarella giuridico, inteso nel nostro modo di utilizzare la letteratura per fare anche cultura della legalità. Aspettiamo Matera, stiamo tentando di creare una tappa fuori concorso, ma che sia sintomatica del fatto che la legalità è un altro strumento di cultura che non può mancare alla cultura, e quindi vorremmo ovviamente essere presenti prima della chiusura del 2019 a Matera. E quindi non posso che fare degli auguri a questo Giro d'Italia letterario, e a prossimamente su Libri TV.